Vai. Onorevole Pace, l'ADC continua a crescere un po' ovunque, oggi cresce in maniera importante anche ad Agrigento. Credo che sia attualmente l'unico comune della provincia dove non abbiamo un gruppo consiliare. E l'adesione di Angela è di buon auspicio anche per creare un gruppo consiliare nella città di Agrigento. Nelle recenti amministrative 34 nostri amici nei 14 comuni al voto sono diventati consiglieri comunali, alcuni sono diventati sindaci e circa 12-13 sono diventati assessori, che si sommano ai tantissimi già consiglieri, sindaci e assessori presenti. La Democrazia Cristiana cresce e chiaramente non è merito mio, è merito dell'appeal del presidente Cuffaro indubbiamente, ed è merito soprattutto dei nostri valori, della nostra bandiera, del nostro simbolo, di quello che la Democrazia Cristiana rappresenta in questo territorio. Oggi è una giornata importante, accogliamo Angela Galvano e i suoi amici che faranno diventare ancora più forte la Democrazia Cristiana, non soltanto nella città di Agrigento, ma penso in provincia e in Sicilia. Sulle terme di Sciacca c'è il suo impegno per la riapertura? Ma non soltanto il mio, devo ammettere, di tutta la classe dirigente, di moltissimi colleghi parlamentari e soprattutto del governo della regione. Giorno 14 a mezzogiorno ci sarà una riunione fra noi parlamentari, il presidente Schifani, l'onorevole Falcone, penso che farà parte anche il comitato civico, e si getteranno le basi già di un percorso avviato che dovrebbe portare finalmente a una soluzione per le terme di Sciacca. Non voglio sbilanciarmi, anche perché è stato uno dei miei cavalli di battaglia in campagna elettorale, un impegno assunto. Penso che ci siano le condizioni finalmente per far riaprire le terme di Sciacca, che sarebbe veramente una boccata d'ossigeno per un intero comprensorio.